Bene, prego. Seduti. Allora, l'imputato, qui abbiamo operatore delle Alpi. Di nuovo. Sì, vostro onore. Quale migliore occasione per farvi gli auguri anche quest'anno? Come stanno i ragazzi? Non la stavo interpellando. Comunque l'udienza può proseguire. Procuratore, difesa, facciamo parlare l'imputato stavolta. Allora sa come funziona ormai. Descriva gli eventi e corrobereremo le prove. Sì, vostro onore. Allora, io e la mia squadra siamo stati dispiegati fuori da una stazione di servizio in cui dei criminaletti di strada hanno preso degli ostaggi. Ora, noi facciamo sempre questo gioco. Prima delle missioni mettiamo in un sacchetto un proiettile a testa, quello delle armi che equipaggiamo di solito. Quello che viene estratto a sorte si deve fare tutto il lavoro quando ci sono queste cose da nulla. Io metto sempre uno slug full armor, che è grosso, e infatti estraggono sempre quello. Buon Dio, questa è più che imperizia. Ad ogni modo, mi sono appropinquato alla stazione di servizio. Era già stato fatto un cadavere davanti all'entrata, quello del solito fattone delle stazioni di servizio. La prego di non discriminare stavolta. Prosegua. Scusate, insomma, non volevo approcciare dall'entrata principale e mi sono trovato una porta defilata su un lato. Così l'ho controllata con una OptiWand. In dotazione. Era la porta della dispensa e al suo interno c'era un civile che si era nascosto e moriva di freddo. Per non spaventarlo sono entrato lentamente e lui ha collaborato subito. Mani, fammi vedere le mani, brutta pezzo di merda, metti in alto le mani, merda, figlia di puttana! Secondo la procedura ho dovuto ammanettarlo, ma ci è voluto un po' e dall'interno è sopraggiunto un criminale che non ha perso tempo a spararmi codardamente mentre ero occupato. L'ho dovuto freddare, constatando che la mia armatura in acciaio aveva subito dei danni, evidentemente l'arma del malvivente era caricata con proiettili perforanti. Comunque mi sono affacciato all'interno, sempre guardingo, e ho individuato un altro stile. Un colpo del suo fucile a canne mozzi di Red Dead Redemption mi ha colpito, ma di nuovo le placche in acciaio hanno fatto il loro lavoro e mi hanno permesso di perdere relativamente poco sangue mentre eliminavo la minaccia. Sbaglio o nessuna occasione ha intimato ai contatti ostili di gettare l'arma e sottomettersi prima di sparare? Non sbagliate, ero nel panico. Sapete, è la prima missione da quando sono stato riabilitato. Comunque mi sono addentrato nella stazione di nuovo, con cautela, sono entrato in una stanza e ho trovato un civile che non voleva collaborare, così gli ho lanciato una granata a gas e ho chiuso la porta. Cosa? Aveva delle granate a gas nell'equipaggiamento? L'equipaggiamento ufficiale? Che gas era? Oh, di certo non nervino, quello me l'hanno tolto. È solo disorientante, a meno che non ci si trovi in luoghi chiusi molto stretti. In tal caso brucia alcuni tessuti. Ha gassato un civile disarmato chiudendolo in una stanza? Non preoccupatevi, stava benissimo. Ma più avanti ho evitato, già perché nell'ala sinistra della stazione c'era una porta che era rimasta aperta. E da lì ho intravisto una delle guardie di sicurezza che sono state uccise dai criminalacci. Mi sono sporto solo un po', ma l'ultimo rimasto ha fatto fuoco per primo, così mi sono riorganizzato. Ho chiuso la porta, ho ricontrollato con l'OptiWand, dopodiché ho lanciato un'altra granata a gas come diversivo. Comunque ci ho messo troppo, l'intelligenza artificiale, volevo dire l'ultimo rimasto, aveva fatto tutto il giro e mi ha sparato al fianco. Stavolta ho dovuto esplodere due slug, ma era finita, anche l'ultimo malvivente era stato neutralizzato. Però essendo un perfezionista ho voluto comunque finire il giro della stazione per cercare gli altri civili. Sì, esatto. Mi parli dei civili. È per loro che siamo qui, dopo tutto. Beh, come dire, un altro civile ancora non collaborava. Mani, mani, sei del resto, fammi vedere le mani, pezzo di metti quelle di mani! Comando, lui non lui stava... Comando era colluso. Ma che diavolo sta dicendo? Lei viene inviato di nuovo in un'operazione delicata, non tenta nemmeno di nuovo di far arrendere gli ostili... E spara pure in testa a un civile! Uno. Portatelo fuori! Lo rifarei ancora! Slug full armor! Non è una festa se non esplode una testa! A te famiglia! A comunque Radio Notte è disponibile solo su PC e ancora in Early Access. E in realtà va giocato molto seriamente, preferibilmente con degli amici. Grazie in particolar modo a queste persone, ci vediamo alla prossima.